Ciao ragazzi, oggi siamo a Belle Sguarde, grazie a Anna Maria di OK Apartment ci ha regalato l'invito per visitare questa torre di Gaudì. Volevo ringraziarla perché comunque ci ha dato tanti ottimi consigli su Barcellona, su come muoverci, su cosa vedere, le cose più importanti, trascurando magari le cose più turistiche. Poi nell'info box metteremo tutti i link perché praticamente loro sono un portale che affitta appartamenti. Parallelamente a questo hanno anche un sito dove si definiscono specialisti di Barcellona, nel senso che loro ci vivono, quindi sicuramente sapranno darvi molte più dritte rispetto a noi. O comunque se ci andate in vari periodi dell'anno col loro portale potete sapere le feste che ci sono in quel periodo, i concerti, cose che magari da altre parti non trovereste. Sì, no, di questa casa di Gaudì conosciuta. Sì, perché è stata riaperta al pubblico pochissimo tempo fa, a settembre dell'anno scorso. Quindi l'hanno vista ancora davvero pochissime persone, anche perché è in una zona molto defilata. Come arrivarci? Dovete arrivare a Plaça Catalunya e poi prendere l'L7, che è il treno, per Avinguda Tibidabo, che è il capolinea, quindi non potete sbagliare. Da lì c'è da fare un pezzettino a piedi, altrimenti ci sono vari pullman che fermano lì davanti. Belle Sguarde fu costruito dalle rovine della dimora dell'ultimo re di Catalogna, Martí l'Humano. Questa storia è stata un po' tragica perché ebbe 16 figli che purtroppo morirono tutti, suo fratello morì e la moglie che ebbe dopo era sterile, quindi la sua dinastia finì lì. Per questo motivo il castello poi venne abbandonato, cadde a pezzi sostanzialmente. Nel 1900 una famiglia lo acquistò e chiese a Gaudì di costruirci la propria residenza, cercando però di rispettare le rovine del castello, quindi di non creare una cosa totalmente diversa. E infatti qui Gaudì va un po' contro i suoi principi artistici del non concepire le linee rette e tutte queste cose qui. E il problema è che Gaudì era caruccio. E a un certo punto la famiglia finì i soldi e non riuscì più a proseguire con la costruzione. E la residenza cercarono di venderla, ma nessuno la voleva comprare, anche perché a quel tempo questo quartiere non ci viveva, cioè ci viveva ancora pochissima gente, hanno iniziato dopo a costruire tutte queste ville. Cercarono di vendere, nel frattempo guerra civile, durante la guerra civile divenne prima un orfanotrofio e le suore durante l'inverno, siccome faceva freddissimo, per riscaldare i bambini bruciarono tutti i mobili disegnati da Gaudì. Ovviamente tutti i segreti della casa non li possiamo svelare. Gaudì era comunque famoso per queste cose, questi suoi simbolismi che usava nel costruire le cose. Ci sono tanti elementi che poi verranno ripresi anche nella costruzione del Parguel e della Sagrada Famiglia, quindi alcune cose le vedrete, in realtà sono state fatte prima qui che negli altri, perché questo è stato uno dei suoi primi lavori. Ci sono due modi di visitarla, la visita libera nel giardino o altrimenti la visita guidata che vi costa 16, che però vi dà accesso sia all'interno della casa che alla terrazza, cosa che non potreste fare altrimenti perché in realtà la casa è abitata, cioè è di proprietà, è una proprietà privata, è di proprietà di una famiglia che la abita. La guida è o in italiano o in inglese o in spagnolo, non c'è l'italiano. Noi ovviamente siamo poliglotta, quindi ormai abbiamo detto le abbiamo sentite tutte e due.